My Wave, il podcast di Radio Onda. radioonda.it. Talent Radio. Radio Onda 1 a caccia di talenti. Talent Radio su Radio Onda 1, buongiorno anche per questa settimana a tutti i cacciatori di talenti come noi. Diamo il benvenuto a una cantante molto eclettica, quasi una diva. Vi presentiamo Una De Rosa. Dai, mi sono svegliata dal vostro colpo, mi avete cacciato, mi avete sparato, colpita e affondata. Dio, che male, Massimo. Devo dirti la verità, intanto benvenuta su Radio Onda 1 e devo farmi perdonare per questo gioco di parole. Io non ho saputo proprio resistere e ricordiamo, tra l'altro, perché forse per far capire meglio questo gioco di parole, che Diva ed Eclettica sono rispettivamente il titolo del primo e secondo singolo di Una De Rosa, appunto. Sì, Diva è uscito per primo così, con questo genere pop swing, adesso invece Eclettica è completamente diverso, un po' più sul rock. Ma Eclettica con la K o con la C? L'album si intitola con la K, però il singolo invece è estratto e con la C, scritto in maniera normale. Ok. Giusto per far andare un po' ancora di più al manicomio quelli che comprano il disco, che comunque hanno la possibilità di ascoltare il brano, capito? Sai cosa mi è successo? Che nonostante sia una perfetta sconosciuta, comunque mi hanno pure piratata sia il video che il brano, quindi è una cosa assurda. Magari sono stati i miei nemici che credevano di farmi un dispetto, invece mi hanno fatto un favore enorme. Cioè, tanto per dirla terra, sei su Emule anche tu? Sì, guarda, io sono ovunque, perché c'è una cosa incredibile. Io apro Google, edito Una De Rosa e quindi si può scaricare pure in modo, insomma, illegale. Quindi vuol dire che stai entrando nella rosa dei veri artisti a questo punto. E quindi è quasi un riconoscimento della rete alla tua bravura. Sì, è un battesimo della rete, in effetti. Vabbè, insomma, comunque dopo ricorderemo anche come acquistare i tuoi singoli, il tuo CD, perché insomma, vabbè, uno... Perché io ho fatto tutto in maniera legalissima, tant'è vero che comunque anch'io non ho le copie, insomma, del mio disco così da regalare, perché si acquistano tanto di marchio di casa discografica Edel. Quindi non te le sei scaricate dai Mule le tue non canzoni? Non me le sono scaricate. Noi ti conosciamo, noi di Radio Onda 1 in particolare, ti conosciamo da poco prima dell'estate, proprio quando abbiamo cominciato come tormentone, te lo garantiamo, a trasmettere la canzone Diva. Ma tu quando hai scoperto l'amore per la musica e il desiderio di diventare cantante? In effetti non so se ancora, insomma, l'ho scoperto, perché questo è un lavoro che ti porta un odio e amore sempre, capito? E continuo, è come un po' chi è il filosofo, no? Che non è mai soddisfatto completamente, eppure poi ha dei picchi di soddisfazione assoluta. E così anche il musicista, il cantante. Non lo so, mi è sempre piaciuto perché comunque ho iniziato in età adolescenziale. Però poi insomma, saranno un paio d'anni che ho cominciato a fare seriamente, cioè a dirmi: Titti, guarda, devi fare seriamente. A me affascina moltissimo la storia dei cantanti che mi raccontano: sì, quando ero piccolo i miei genitori mi hanno regalato una tastierina e da lì ho capito che eccetera eccetera, ecco, sì, eccetera. Canta tu con le cassette, hanno fatto un guaio praticamente, perché adesso mi ritrovo ad essere Una De Rosa. E quindi non so se è un bene o un male, però grazie mamma, papà. Ringraziamo, sono sempre i genitori che poi alla fine sono le scintille che magari provocano queste passioni. Dai, papà era comunque un bravissimo batterista, mi ha fatto ascoltare veramente tanta musica buona, perché veramente poi ai suoi tempi ce n'era di musica buona quanta ne volevi. E quindi per fortuna, insomma, ho assimilato un po'. Giusto a proposito di canzoni che magari ti hanno colpito in quella prima tua fase di approccio con la musica, una canzone che ti ricordi e che magari possiamo ascoltare adesso come primo break musicale? Guarda, è difficile, perché comunque ce ne sono tantissime straniere, però mi voglio mantenere sui cantautori italiani, uno che prediligo proprio, che mi fa impazzire, è Renato Zero, in un pezzone che si chiama Madam. Allora, ascoltiamo Madam, la dedichiamo a Una De Rosa e ci risentiamo tra qualche minuto. Talent Radio su Radio Onda 1, oggi abbiamo il piacere di conoscere Una De Rosa, conoscere a voce, perché noi di Radio Onda 1 la conosciamo bene, prima col singolo Diva e poi con il singolo Eclettica. A proposito delle tue canzoni,
guarda cosa sono andato a pescare, alcuni versetti per esempio da Diva. Quel che voglio io lo vivo e non lo sogno. E in effetti, seguendoti su Facebook, devo riconoscerti che ce la stai veramente mettendo proprio tutta per far conoscere le tue canzoni. Stai facendo questa cosa dimostrando molta passione, ma come sono andati questi primi mesi dal lancio del tuo primo singolo? I primi mesi sono stati abbastanza bene. Diva è nata alla grande, è piaciuta, soprattutto perché comunque associa sempre i brani ai videoclip e quindi sono determinanti, direi, attualmente, perché su YouTube, insomma, su Facebook li guardiamo continuamente. E questa cosa, insomma, che Diva, questa diva cadeva dalle scale o comunque era così buffa e ridicola, pare sia piaciuta. Con Eclettica è stato più difficile, perché comunque in questo videoclip io mi trasformo in questo cagnolino maltrattato e diciamo che non sono state poche le polemiche, in quanto sia stato scambiato per una cosa sadomaso, insomma, ecco, giusto per dirla tutta. E vabbè, però è ovvio che nel momento in cui ti vesti con un collare fatto di borchie sei anche consapevole che poi le persone vengono incuriosite da questo, e quindi i click sono saliti proprio tantissimo rispetto a Diva, stanno salendo in maniera molto più veloce, quindi vorrà dire qualcosa. Penso proprio di sì. Intanto hai fatto bene a parlare del tuo ultimo video, perché in effetti è molto curioso, e così lasciamo questa la voglia anche, spero, ai nostri ascoltatori di andarlo a vedere. E quindi cercate su YouTube Una De Rosa Eclettica con la C. Però mi ricordo che in verità questo video voleva contenere anche un messaggio, perché Sì, perché comunque denuncia il maltrattamento e l'abbandono degli animali, insomma, in strada. Nel tuo video comunque c'è lieto fine, perché è vero, tu sei abbandonata, ma poi c'è anche qualcuno che ti raccoglie. Certo, Erminio Sponcellito, che è un attore lucano, tra l'altro come lo è anche il mio produttore Antonio Deodati, e come lo è anche il mio promoter Antonio Laino, quindi tutta una squadra lucana. E niente, lui mi salva, perché ovviamente io vorrei, sogno, insomma, questo lieto fine per tutti questi poveri animali abbandonati, così come anche per le persone maltrattate. Quindi diciamo che è abbastanza ampio come messaggio, spero che comunque in 3 minuti si riesca a capire, si riesca a percepire. E a proposito di Eclettica, ascoltami, mi piace tutto e niente di niente, mi importa tutto oppure di niente, questo è il testo della canzone del ritornello, e che sembra quasi un proseguo di Divan in un certo senso, ma tu in realtà nella vita sei così volitivo e capriccioso, oppure semplicemente sei curiosa verso tutti gli aspetti del mondo e della vita? Perché poi un altro versetto dice: mi piace ballare, dipingere, cantare, amo la montagna, sì, il mare, eccetera molto eccetera. Sono curiosa, eclettica, appunto, però sono anche molto molto lunatica. Quindi ci sono un po' tutti e due dei componenti. Sì, ma anche insopportabile, quindi comunque questo non l'ho messo un po' per nascondere, sai, che poi beh, noi ti stiamo conoscendo nella veste simpatica, devo dire, quindi ecco, meno male, meno male. I tuoi testi sono bellissimi perché sono molto ironici, ma sei tu l'autrice oppure c'è qualcuno che scrive i testi per te? Non sia mai, perché io quando devo scrivere sono come una bimba con le mani nella marmellata, quindi scrivo io i miei testi, tranne che in questo album, insomma, Osserva mi è stato comunque donato dal scrittore Pierpaolo Grezzi, che anche lui lucano. Ah, bene. E poi Begin to Rise, che è la bonus track dell'album, che è un feat con Silvano Delgado, che è un producer DJ, ho detto bene, producer DJ. Bravissima. E poi il testo l'ha scritto Antonio, che non è soltanto il mio produttore, ma è anche il mio compagno, ebbene sì. Quindi questa storia d'amore è cantata in inglese, scritta in inglese da lui, in inglese non scrivo bene. Che bello, quindi condividete non solo questo sodalizio affettivo, ma anche la passione per la musica, i tuoi progetti, insomma, una cosa. Sì, è anche una bambina. E anche una bambina, perché tra l'altro, infatti, era la prossima domanda, me l'hai anticipata. Tu, so che tu sei una mamma, e volevo sapere se tu come riesci a conciliare il tuo ruolo di mamma con quello di cantante, che deve cantare, esibirsi dal vivo, magari, oppure registrare dei video. Insomma, come fai? Oddio, c'è la mia mamma. Ah, ecco, perfetto, i nonni sono sempre benedetti, insomma. Sì, infatti, la grande nonna, perché, vabbè, Carola è spessissimo con me, sta sempre con me, però quando ho questi periodi comunque di allontanamento per il lavoro, la lascio alla nonna. Alcune volte è venuta anche con me, quando abbiamo girato le ultime di Eclettica, ad esempio, dicevo: no, mamma, perché ti picchiano, perché? Pensa se le daranno un giorno un tema in classe, parlaci della tua mamma, no? Sai, classico tema. Oddio.
Vabbè, arriverà quel momento, poi vedremo come si esprimerà. Farà una paginetta intera di eclettica. Viva, voglio vivere da diva. Mi convinco un po' di me ogni giorno. Quel che voglio io lo vivo, non lo sogno. Vedi i tuoi prossimi progetti, non so, qualcosa che è nel cassetto che in verità. Ma è successa una cosa, si può dire sfiga. possiamo dirlo. Sì, certo. Mi è successa questa cosa che praticamente Silvano Delgado, che ci ha nominato prima questo producer, mi ha detto: guarda, a me piacerebbe che tu fossi la voce del primo singolo di Marco Meloni. Marco Meloni. Addirittura. No, è un tronista di Uomini e Donne. Okay. Che è un programma che io non guardo, quindi non conoscevo. Ma diciamo la bassa voce. Non lo guardo perché non guardo in generale la televisione, quindi così. Sì, ma adesso tu devi dire che in verità tu guardi sempre quel programma, che lo conosci benissimo, eccetera, eccetera. È vero, e infatti sono tutti bravissimi e bellissimi. Perfetto, così si fa. Marco Meloni, che soprattutto è un bravissimo DJ. No, davvero, che ha composto questo brano per la discoteca, cioè un brano house insieme con Silvano, e quindi io sarò la voce, insomma, di questa canzone che si chiamerà Love Doesn't Exist, che significa l'amore non esiste. E quindi il 25 di novembre saremo all'Hollywood a Milano e io con tanto di stivalaccio da discoteca approderò, insomma, anche a questo mondo. Quindi si cambia ancora genere? Certo, sì. Viva, voglio vivere da diva. Convinco un po' di me ogni giorno. Quel che voglio io lo vivo, non lo sogno. Il mio album dovrebbe essere come regola negli store che comunque vendono i dischi, ok? Compreso sì. Anche Snack e Feltrinelli. E ovviamente anche sui portali tipo, non so, Amazon, o comunque la Feltrinelli stessa ci ha messo anche su internet, c'è Bolt.it, insomma ce ne sono tantissimi che hanno quello. Comunque ti arriva il fisico a casa, eh? E il pezzo è sempre lo stesso, ma lo dico, ma comunque è sempre uguale. E non costa tantissimo. E tra l'altro parte del ricavato della vendita dell'album viene comunque devoluta alla fondazione Olus Like Up, aiutare i bambini. E infatti invito gli ascoltatori ad andare sul sito www.aiutareibambini.it, scegliete il progetto che vi calza, venendo aiutate questi bambini in difficoltà. E invece, per seguire da vicino la tua carriera musicale, ci puoi indicare la tua pagina web, la pagina Facebook, per magari mandarti messaggi? Sì, allora io ho il sito www.unaderosa.it, che è continuamente aggiornato. Su Facebook mi trovate sempre e comunque, e quindi io lì, insomma, posto tutto. Quindi se veramente siete curiosi e se veramente avete la forza di criticarmi giusto per perdere 5 minuti al giorno, fatelo pure, e mi trovate su Facebook sia come Una De Rosa che come Titti De Rosa, che è il mio nome, il tuo vero nome. Io ti ringrazio tantissimo per la tua disponibilità, sei molto simpatica, sei molto brava, quindi veramente in bocca al lupo per tutti i tuoi progetti musicali. Noi ci salutiamo ascoltando proprio Eclettica, il tuo ultimo singolo. Grazie Massimo, ciao a tutti. Mi sento normale, spesso frivole e banale, ti rispondo pure male se mi chiedi di cambiare il mio programma. Sono stanco, sempre sonno, ma se dormo sclero, perché poi mi sento in colpa. Che grave colpa, oddio che colpa, mi piace tutto. Mi importa tutto pure di niente, mi
atletica. Ballare e dipingere e cantare, amo la montagna e il mare e mi lascio anche incantare. Da un tramonto una formica, ci divento pure amica. E poi adoro il temporale, se sto in casa ad inventare un'altra storia. Ah, ah, che bella storia. Ah, ah, mi piace tutto e niente di niente. Mi importa tutto pure di niente. Mi piace tutto. Di Radio Onda, radioonda.it.